Giovanissimi atleti che hanno già dimostrato grande valore e decani dello sport sono stati premiati nella cerimonia ufficiale organizzata dal CONI a Palazzo Muzio. Abbiamo 3 stelle d'argento e 6 stelle di bronzo al merito sportivo. Sono atleti che hanno fatto nel 2021 grosse prestazioni, per cui abbiamo il rafting, l'automobilismo, le bocce, l'equitazione, eccetera, eccetera. Tutti sport fatti all'aperto perché nel 2021 eravamo ancora in regime Covid, per cui non è stato possibile fare altre attività se non all'aperto. Comunque, ecco, questi sono i premiati. La stella d'oro al merito sportivo, accolta in sala da un grande applauso, è stata assegnata ad Ettore Castoldi, delegato provinciale del CONI, con questa motivazione. Insegnante di educazione fisica per 40 anni, allena le squadre di basket di Sondrio. Per 24 anni è il coordinatore provinciale degli insegnanti di educazione fisica. Dal 1992 al 2004 è segretario provinciale del CONI, per poi divenirne presidente nel 2005. Anche se attualmente il suo ruolo è quello di delegato provinciale del CONI, per noi rimane il presidente. La stella d'oro al merito sportivo va ad Ettore Castoldi. Non è tutto merito mio quello che mi hanno dato, perché ho avuto dei validissimi collaboratori che mi hanno supportato e sopportato soprattutto, e niente, così mi hanno dato questo riconoscimento che io me lo sono meritato. Personalmente ho fatto l'allenatore di basket per 40 anni ed è quello che mi ha, però ho fatto l'insegnante di educazione fisica, il coordinatore degli insegnanti di educazione fisica, il segretario del CONI da una vita e presidente del CONI per un'altra vita. Stella di bronzo a Roberto Speckenhauser, medaglie d'argento al valore atletico a Francesca Fontanive, Michele Songini e Silvia Venturini. Medaglie di bronzo al valore atletico a Lucio Dazzanche, Daniele De Luis, Luca Fiorenti, Fabio Gioni, Tommaso Gusmeroli e Vittoria Ippolita Panizzon. Targhe d'argento al merito sportivo a Michele Imparato, Fermo Nobili, Attilio Speziale e Cinzia Zugnoni.